Salve care amiche, carissimi tutti quanti che mi seguite, insomma maschietti, femminucce, ovviamente di più le femminucce che sono veramente tante. Allora, benvenuti, bentrovati nel mio nuovo interattivo. Quest'oggi l'interattivo è il seguente: io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? Allora, qui si parla di quelle situazioni in cui si sente molto la connessione interna, proprio magnetica, con qualcuno. Si percepisce che lui ci sta pensando, o comunque noi siamo molto connessi con questa persona, però poi magari cosa succede al di fuori di questa connessione interna? Cioè, quali sono poi i comportamenti, le decisioni, le situazioni che vengono poi fuori, perché non sempre quello che si prova dentro in qualche modo si esprime fuori. Sono tante le dinamiche. Quindi questo è il quesito di oggi. Allora, come vedete, le varianti sono due. Abbiamo il cuore, vedete, di legno. Prima variante abbinata ai Rider White. Poi abbiamo il simbolo del Tao, vedete quanto è bello, di legno anch'esso, abbinato ai tarocchi di Marsiglia. Prima di iniziare devo ringraziarvi veramente di cuore tutti quanti, tutti voi che mi seguite, gli iscritti nuovi, i vecchi, i fedeli, quelli nuovi iscritti, insomma, tutti, anche coloro che non sono iscritti. Io ringrazio veramente a tutti di cuore di seguire i miei video così, in questo modo. Così, diciamo, siete così tanti e poi vedo che interagite, quindi vedo che vi ritrovate negli interattivi. Insomma, io sono veramente felice, felice, felice e vi ringrazio di vero cuore a tutti. Vi prego, continuate così, sempre più forti, avanti tutta. Detto, fatto questa premessa per me doverosa, perché, ripeto, è solo grazie a voi se siamo qui in questo momento insieme a fare questo interattivo, vi voglio anche raccomandare, sapete che ci tengo tanto a tutti coloro che appunto seguono gli interattivi a seguire questi responsi, insomma questi interattivi in maniera leggera, nel senso non date troppa importanza ai responsi, perché essendo un generale non può assolutamente riguardare a tutti quanti voi. Quindi, se trovate comunque una somiglianza, una risonanza o riscontrate qualcosa, un messaggio, un consiglio, un suggerimento, qualsiasi cosa ben venga, vuol dire che l'universo vi sta mandando qualcosa. Ma se non lo trovate, non vi preoccupate, non, diciamo, non abbiatene a male, ecco. Perché vuol dire che questo interattivo non era diretto a voi, ma a qualcun altro. Per cui lasciate perdere, cambiate variante oppure prendete un altro interattivo. Allora, questa era la premessa doverosa. Poi voglio anche dirvi che per chiunque vuole appunto approfondire una situazione che gli sta a cuore, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafasseri@gmail.com. Oppure nel mio profilo di Facebook Zaira Fasseri messaggio privato, oppure nel mio profilo Instagram I Tarocchi di Zaira, sempre messaggio privato. Detto questo, inizio subito con la prima variante, la variante del cuoricino di legno. Ecco qua. Allora, ripeto la domanda per coloro che hanno scelto la prima variante. Allora, io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? Quindi io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? Andiamo a vedere cosa ci dicono i miei tarocchi in questa vicenda per coloro che hanno scelto il cuore di legno
cosa appunto diranno i nostri tarocchi, io e lui legati dentro. Oh, 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 qua escono troppe carte, e no. Allora, io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? Quindi andiamo a vedere per chi ha scelto il cuore rosso, per coloro che hanno scelto il cuore rosso, è la persona che hanno nel loro cuore o nei loro pensieri. Io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? Andiamo a vedere cosa ci vogliono dire oggi i miei tarocchi. Qui viene come carta di energia generale il Fante di Coppe. Regina di Bastoni. Regina di Coppe. Qua le regine sono due. Due di Spade. Fante di denari, 4 di bastoni, re di bastoni, le regine sono 3, regina di spade, re di denari. Oddio, qui c'è proprio un affollamento senza precedenti, asso di spade. La carta della giustizia, stesa, diciamo, abbastanza complessa. Qui abbiamo 3 regine e 2 re. E mi viene da pensare che tutto questo è semplicemente, sono delle energie, oppure potrebbe essere che qui parliamo di un quartetto, e quindi comunque la prima regina e il primo re. E sarebbero la coppia, diciamo, la prima regina sareste voi, la persona che avete chiesto, la seconda regina probabilmente con diciamo il secondo re potrebbe essere l'altra con la sua compagna, però poi questa regina di spade mi avanza una regina. Allora direi invece che qui stiamo parlando probabilmente sì di una coppia che in realtà ha dei compagni, cioè nel senso voi che state ascoltando il video e state chiedendo di questa persona, io e lui legati dentro, probabilmente avete un compagno ufficiale. Quindi voi siete la regina di bastoni, probabilmente lui è il re di bastoni e voi siete il legame karmico. Probabilmente la regina di coppe potrebbe anche essere una vostra energia, perché comunque è vicina alla regina di bastoni, quindi potrebbe anche essere una vostra energia in questo momento, che appunto mi parla di una donna innamorata. E poi invece la regina di spade sicuramente con il re di denari sarà la regina di spade, la compagna ufficiale della persona che voi avete pensato, e il re di denari probabilmente è il vostro compagno ufficiale. E questa mi viene, è la variante che mi viene. Se non vi riscontra con la vostra situazione, non è questa la vostra variante. Allora, vediamo qua che cosa viene fuori. Qua viene fuori come carta di fondo mazzo, abbiamo detto, un fante di coppe. Quindi qua c'è un'energia di un amore che può essere tormentato o può essere un amore appena iniziato. Quindi io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? La prima linea, diciamo che equivale un po' a voi due legati dentro, no? Quello che insomma vuole dirci questa frase, e poi ovviamente il resto delle carte parleranno di che cosa fuori succederà. Allora, qui parliamo di una regina di bastoni, vedete, una donna molto passionale, un segno di fuoco.
Ricordiamo i segni di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete o portarne l'ascendente. Qua parliamo di una donna molto matura, comprensiva, una donna che sa dare buoni consigli, una donna che può essere anche un'ottima amica. Mi viene da pensare che voi avete iniziato questa relazione con questo re di bastoni, vedete? Un uomo già sposato, perché mi viene proprio un uomo sposato, e che comunque avete iniziato questa situazione in amicizia, prima a livello amicale, e poi piano piano, senza rendervene conto, qui è successo un qualcosa. Perché? Perché voi siete due coppie, vedete, karmiche, regina di bastone, re di bastoni. Quindi qua c'è un legame karmico e me lo dice anche questa carta del 4 di bastoni, vedete? Quindi voi, pur essendo impegnata in un'altra relazione e anche poi comunque lui essendo impegnato in un'altra relazione, voi vi siete incontrati e anche se la cosa è iniziata a livello amicale, avete capito subito che non potevate fare a meno l'uno dell'altro, che comunque o che comunque c'era un legame molto forte, una connessione molto forte. Quindi voi siete realmente legati dentro. Questa carta me lo dice senza ombra di dubbio. Vedete, voi vi siete innamorati di questa persona, vedete? Vi siete innamorati di questa persona. Perché qua questa è un'energia. Quindi voi, nonostante avete amore per la vostra famiglia, per carità, siete una donna appunto che comunque non vi era mai successo una cosa del genere, però voi non ne potete fare a meno, perché questo, vi ripeto, è un legame karmico. Quindi voi con la vostra virtù, con la vostra saggezza, magari rimanete fedeli comunque alla famiglia. Però non potete fare a meno di avere questa connessione con questa persona. Qui c'è un'attesa, un forte dualismo, c'è anche una sofferenza, perché comunque nelle situazioni dove ci sono più persone è normale che si soffre tantissimo, perché non si può vivere con serenità la relazione. Quindi diciamo che questa persona probabilmente, anche avendo per voi un sentimento, anche lui, perché qua viene un fante di coppe, quindi qua c'è un innamorato. Adesso ho questa, se voi questa persona l'avete conosciuta da poco, allora questo è un amore appena nato. Se invece è una persona che già conoscete da tanto, è un amore tormentato. Di fatto questa persona non può fare altro che fare piccoli passi, piccoli doni, piccoli messaggi, cioè nel senso qua tutto piccolo, perché comunque questa persona deve dare conto a questa regina di spade, che mi sembra anche un'energia molto incavolata, cioè un'energia di una donna che comunque ha l'ardore di combattere, è una donna che ha un grande senso del dovere. Quindi lei non vuole che si commettano errori e potrebbe anche questa donna, oddio, ci sarebbe anche un'altra possibilità che siete voi l'energia della donna di spade e magari la regina di coppe è la sposa, diciamo, fedele, tra virgolette, del vostro lui. Però poi sapete, questo è un interattivo, quindi vedete voi, io vi dico che la regina, così voi vi potete riconoscere meglio. La regina di coppe è un segno di acqua, quindi i segni sono cancro, pesci, scorpione o portarne l'ascendente. Comunque è una donna molto, come energia, è di una donna sincera, fedele, sposa, bella, saggia, con tante virtù. Mentre invece la regina di spade e dei segni può essere un bilancia gemelli acquario, portarne l'ascendente, è una donna appunto molto che ha molto senso del dovere, molta moralità, forza, ardore, una donna da sola che combatte ed è una donna che non perdona facilmente. In genere può essere una donna che è stata vedova o comunque che può anche essere da sola, nel senso
è una donna indipendente che non dipende da nessuno, che può avere anche un compagno, ma comunque essere un'energia di donna molto indipendente che gestisce da sola la propria energia. Adesso questo potrebbe essere, ripeto, questa regina di spade potreste essere o voi che chiedete un'energia vostra, oppure potreste essere la regina di coppe, un'altra energia vostra. Di fatto voi siete la regina di bastoni e una di queste due regine è sicuramente la vostra energia. Adesso decidete voi quale delle due, a secondo se vi riconoscete in una delle due regine. Allora, la stesa è abbastanza complicata. Voi sapete che gli interattivi abbracciano tante energie, quindi fatevi un po' calzare quella che più vi, diciamo, riscontra a voi. Quindi qua le azioni quali sono? Cioè, le azioni, cosa succederà fuori? Beh, qua mi viene da dire che qua ci sarà sicuramente una voglia di chiarire, di mettere, come dire, di mettere forza, volontà, anche, diciamo, chiarezza estrema in questa situazione, perché si ha voglia di giustizia, vedete, si ha voglia comunque di avere una giustizia in questa situazione. Quindi diciamo che cosa succederà? Succederà che sicuramente qui qualcosa si chiarirà, verrà detta qualcosa di molto importante, anche che possa far male, ma che però renderà giustizia a questa situazione. Quindi io vedo che fuori succederà una sorta di chiarificazione di di questa probabile relazione. Allora andiamo a vedere che altro ci vuole dire, ci vogliono dire gli oracoli e le carte dell'amore, quindi io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? Vediamo cosa succederà fuori. Prenderemo una carta e vediamo che suggerimento ci dà. Qua viene dipendenza reciproca e torna ad essere libero. Vedete, quindi da queste due carte, vedete, qua c'è una voglia di avere, vedete, qua c'è, scusatemi, no, una voglia di avere, qua c'è una dipendenza reciproca, vedete, voi proprio non potete fare a meno di questa persona. Voi regina di bastoni non potete fare a meno del vostro re di bastoni, perché siete un legame karmico. Vedete, questa è il legame karmico. Quindi c'è questa dipendenza che sta condizionando la vostra vita ed è così. Però qua la carta vi dice è il momento di riprendere in mano la vostra vita. Quindi qua vi si impone una scelta probabilmente. Come posso dire, anche forse l'asso di spade, vedete che è uscito qui, e probabilmente qua vi dicono le carte, cercate di, magari se le cose non sono come voi desiderate, questa voglia di giustizia, vedete questo asso di spade con la carta della giustizia, mi viene da dire che ci sarà un chiarimento, un qualcosa giusto, e qua qualcuno tornerà ad essere libero. Non voglio illudervi, potrebbe anche essere che questa persona possa allontanarsi dalla sua donna ufficiale e venire da voi, però questo poi sapete sono interattivi e quindi non è, diciamo, potrebbe anche essere, o potrebbe essere che voi vi staccate voi dal vostro uomo ufficiale. Adesso vediamo su cosa succederà fuori. Prendiamo una carta degli oracoli. Pace, e a fondo mazzo abbiamo qui e ora. Vedete, queste sono le carte uscite. Quindi la pace, qua viene fuori la carta libertà dall'attaccamento. Vedete? Vedete, questa carta vi dà proprio il consiglio sulla dipendenza reciproca. Quindi serenità, cuore appagato, anima soddisfatta, l'armonia nei rapporti, il benessere. Perché l'attaccamento, la dipendenza non è mai una cosa bella. Qui e ora invece viene concentrarsi nel presente, andrà tutto bene, l'amore nel presente. Quindi qua mi viene da dire che comunque qualcosa di positivo verrà fuori.
sicuramente ci sarà un chiarimento. Qui voi siete molto legati, molto molto legati. Guardate, qua veramente il legame è fortissimo. Vedete, è fortissimo. Poi abbiamo anche questo fante di coppe, insomma, qui il legame è molto forte. E sicuramente in questa variante cosa succederà fuori? Succederà un qualcosa che vi porterà a una chiarificazione forte. Ci sarà una giustizia in questa situazione vostra. Allora, questa era la prima variante, il cuoricino appunto di legno. E se vi è piaciuta, mettetevi un like o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Benvenuti a chi ha scelto il segno del Tao. Ecco qua, anch'esso di legno, molto bello e simbolico. Allora, andiamo a vedere che cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia su questa domanda. Io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà? Quindi parliamo di due persone che sono molto legati dentro, ma probabilmente non lo sono fuori, o qualcosa è successo, o probabilmente c'è un ostacolo. Andiamo a vedere. Io e lui legati dentro, ma fuori cosa succederà per coloro che hanno scelto la seconda variante, il simbolo del Tao. Ricordo a tutti che per chiunque voglia un mio consulto personalizzato, nella diciamo, descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafasseri@gmail.com. Oppure il mio messaggio privato nel mio profilo Facebook Zaira Fasseri o messaggio privato nel mio profilo Instagram I Tarocchi di Zaira. Vediamo qua cosa ci dicono le carte su questa domanda. Io e lui legati dentro, ma fuori cosa succede? E qui abbiamo la carta della giustizia come carta di energia generale. Abbiamo un re di bastoni. Abbiamo un cavaliere di spade, abbiamo un 5 di coppe, abbiamo un re di denari, la carta del diavolo, un 2 di denari, abbiamo un 3 di spade, l'asso di denari, l'asso di coppe. Il 7 di coppe. Allora, qui abbiamo questo interattivo è veramente particolare perché sia nella prima variante che nella seconda ho dei riscontri particolari. Allora, qui vedete, abbiamo due re. Vedete, due re. Nell'altra stesa pure avevo svariati re e svariate regine. Allora, quindi qua parliamo comunque, io e lui parliamo o di due lui, ma non credo, qua penso sia un'energia. Quindi adesso io non so quale dei due è l'energia e quale dei due rappresenta il vostro lui. Intanto vi dico che il primo lui è un'energia di un re di bastoni, quindi vi dico i segni che può essere un riferimento, segni di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete o portarne l'ascendente. Mentre il secondo è un re di denari, quindi Capricorno, Vergine, Toro, portarne l'ascendente. Allora, il primo re è un uomo passionale, passionale, un uomo che si è fatto da solo, sicuro di sé, una persona comunque che è forte, sa quello che vuole e lo prende con molta determinazione. Questo è un personaggio che sicuramente si è fatto da solo, quindi anche lavorativamente si è realizzato da solo. Qui come carta di fondo mazzo abbiamo la carta della giustizia, quindi qua in questa situazione c'è una voglia di giustizia, una voglia di volere le cose giuste, di una ripartizione giusta delle situazioni, un equilibrio, un giudizio positivo. Questo è anche una carta che ci parla di successo legale in una discussione, dei legami stabili, di un equilibrio, quindi anche di una rappacificazione può parlarci questa carta. Allora, io e lui legati dentro, assolutamente. Qui abbiamo, vedete,
la carta del diavolo che ci parla proprio di potere, di attrazione magnetica, di una grande connessione, grande, molto molto dipendente. E qui abbiamo ovviamente, ripeto, una di queste persone potrebbe, una di queste figure maschili potrebbe essere un'energia. Lui potrebbe essere un uomo sposato, per esempio, mi viene da dire, con questo re di denari, perché il re di denari è una persona molto efficiente, quasi sempre sposata, che ha mol dà molto, come dire, importanza anche al suo lavoro, alla famiglia, ai figli. Quindi qua mi viene da dire anche che in questa situazione ci sono dei sensi di colpa, vedete, viene il 5 di coppe che mi parla di rimorsi, di sensi di colpa, di una situazione che ha dato delusione. Però qui c'è una comunicazione, c'è un parlare in maniera diretta, qui c'è qualcosa che si sta muovendo verso questa situazione. Di fatto voi siete molto legati dentro, molto molto. Perché siete così legati? Perché qua vedete c'è un grande amore. Qui abbiamo ben due assi, ragazze o ragazzi, asso di coppe, asso di denari. Quindi qua la situazione è veramente potente. Però abbiamo anche il due di denari che ci parla di una situazione che comunque c'è bisogno di fare una scelta, quindi come avere più opzioni riguardo a una scelta. E però con il 3 di spade c'è anche la voglia di superare il dolore e reprimere le emozioni. Quindi qua mi viene da dire, questa persona, voi siete veramente legati dentro tantissimo. Voi volete una giustizia in questa situazione. Qualche movimento verso di voi ci sarà, però se parliamo di che cosa succede fuori, qui nonostante questo amore forte, questa voglia che quest'uomo per lui, voi siete un regalo, siete un'opportunità, siete un nuovo incontro importante, e, come dire, una gioia in tutti i sensi, però lui rimane più sul piano del fantasticare, vedete che cosa succederà fuori? Non succederà nulla, rimarrà tutto nel fantasticare, perché questa persona, vedete, ancora è incerta, non sa cosa fare, vuole reprimere le emozioni perché deve superare alcuni ostacoli. Quindi andiamo a vedere adesso con le carte degli oracoli che cosa ci dicono ancora su, ma fuori cosa succederà? Perché qua che siete legati dentro e c'è amore è assolutamente innegabile. Però vediamo, qua vi viene fuori dai tarocchi che questa persona rimane sul lato del fantasticare, del sogno, ma è come se non ha voglia, ha più scelte da fare, quindi è in confusione, è come se qui c'è qualcuno, una competizione. Come se si hanno più opzioni, quindi questa persona che voi avete pensato ha più opzioni, quindi è indeciso tra voi e un'altra persona, o comunque pur essendo molto legato a voi, però ha una situazione che di cui mette un po' a repentaglio la scelta con voi. Allora prendiamo una carta e qua dice è sicura mare per te, fidanzamento. Allora intanto per quanto riguarda voi, qua per voi qualcosa c'è, perché è sicura mare, qui apri il tuo cuore perché l'amore sta arrivando o è già arrivato, e nella carta di fidanzamento viene fuori che la vostra vita amorosa avrà un miglioramento, sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Quindi qua mi viene da pensare che l'indecisione di questa persona poi, prima o poi, verrà sopraffatta dal grande sentimento che ha per voi, perché questa persona vi è proprio legata molto dentro. Ops, oddio, qua un macello, ragazzi, un macello. Allora, era un po' che non mi cascavano le carte. Allora, perché questa persona, vi voglio dire che oltre ad essere molto innamorata di voi, qua ci sono due assi, non lo dimentichiamo.
e questa persona ha un'attrazione fortissima per voi. Abbiamo anche la carta del diavolo, quindi è legata, è voglia se è legata. Vediamo che cosa ci dicono gli oracoli su cosa succederà fuori. Andiamo a vedere. Prendiamo una carta anche qui. Viene le parche e a fondo mazzo abbiamo l'osservatore. Vedete, le parche, l'osservatore. Allora, leggiamo cosa ci vogliono dire le parche. Le parche ci parla di karma, è il fato, le cose che non si possono cambiare. Quindi voi, questa persona che avete incontrato, è così, non la potete cambiare. Quindi la dovete accettare e amare incondizionatamente. Quindi o le accettate le persone per quello che sono, o se no, niente, vi arrangiate perché qua questa carta è il karma, vedete? Avvenimenti e persone che non si possono cambiare, le dovete soltanto accettare così come sono e amare in questo modo. Fondo mazzo abbiamo l'osservatore. Cosa ci dice questa carta? Punto di vista, miglioramenti, prendere distanza, obiettività e comprensione. Quindi questa carta ci dice che noi ci consiglia di prendere un po' le distanze da questa situazione e probabilmente voi che state ascoltando l'avete già fatto. Mi viene da dire che l'avete già fatto e le cose viste con più obiettività si comprendono meglio e quindi cambiando il punto di vista ci saranno veramente dei netti miglioramenti. Quindi questa era la variante numero 2 per coloro che l'hanno scelta, una variante comunque io ritengo positiva. Quindi se vi è piaciuta mettetemi un like. Se ancora non vi siete iscritti al canale e volete sostenere il canale, iscrivetevi, attivate anche la campanella così sarete informati su tutte le mie novità. Allora, queste erano le due varianti. Io spero che vi siano piaciute, varianti un po' particolari, devo dire, però va bene così. Oggi le carte hanno voluto dire questo e noi accettiamo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi do appuntamento al mio prossimo interattivo, vi mando un grande bacione dalla vostra Zaira, ciao!